Il dinamismo scientifico della nostra epoca è basato sia sulla molteplicità e sulla confluenza delle ricerche, sia sulla diffusione crescente dell'informazione con metodologie semiotiche sempre più differenziate e complesse. L'ortopedia e la traumatologia hanno vissuto negli ultimi decenni e vivono tuttora un vero rinascimento culturale e tecnologico, che ne hanno avanzato i confini forse in misura maggiore di ogni altra disciplina medica. Ed indubbiamente gran parte di questo progresso è dovuto al confronto fra le conoscenze di specialisti in tutto il mondo. D'altronde è inevitabile che una quantità di nozioni e di metodi in continua evoluzione richieda, per essere completamente assimilata, un linguaggio comune che riduca al minimo le zone d'ombra. L'esempio diretto, la visione cioè di un evento effettuato per mostrare, costituisce da sempre il veicolo informativo ed il messaggio semiotico di gran lunga più valido perché più recepito. La collana del videogiornale di ortopedia e traumatologia rappresenta quindi una documentazione di indubbia validità, proprio perché consente il più diretto dei rapporti, quello visivo. Il settore chirurgico è particolarmente privilegiato proprio per l'impossibilità di descrivere con altri mezzi tutta la gamma di particolari tecniche di estrema rilevanza dimostrativa. Il trascorrere degli anni in ciascuno di noi ha indicato con l'esperienza che la più approfondita conoscenza di un problema pone sempre nuove domande e che colui che ha maggiore diritto ad insegnare ha, per la stessa ragione, una più pressante necessità di imparare. L'analisi critica di una metodologia moderna medica e chirurgica che l'impiego di videocassette permette indefinitamente è causa di uno stimolo continuo a comprendere e poi a perfezionare. Ricerca ed insegnamento si fondano quindi in un unico elemento conoscitivo che, ne siamo certi, stimolerà al massimo l'interesse di chi, vedendo, partecipa. L'area di applicazione è estremamente vasta e può ricoprire ogni atto clinico, dalla obiettivazione corretta di un caso alle tecniche, siano esse incruente o chirurgiche, fino alle metodologie riabilitative, ed apre un panorama dimostrativo di indubbio valore, ove applicata allo studio di strutture interne che le tecniche artroscopiche tendono a diffondere sempre più. Un videogiornale rappresenta inoltre un valido documento anche nello studio di revisione a distanza di una particolare metodica che il tempo può avere talvolta ingiustamente fatto sorpassare da altre. Il confronto, verificato con la visione diretta, può mantenere inalterato il valore di una testimonianza da non dimenticare e stabilire una continuità logica fra l'ortopedia e traumatologia di oggi e quella di domani.